Tancredi Parmigiani torna non solo come grande pittore italiano del secondo dopoguerra a Venezia, ma torna effettivamente a Cavenier dei Leoni, dove è stato protégé di Peggy Guggenheim dal 1952. Peggy dice: ho fatto un'eccezione, l'unica eccezione dopo Pollock, e ho fatto un contratto al giovane Tancredi, il pittore italiano più importante e migliore dopo i futuristi. Questa mostra, la Peggy Guggenheim, è effettivamente il ritorno di un mito nella città che lo ha lanciato, sotto gli occhi di quello che è accaduto in questa casa dove ha avuto lo studio dal 52 al 55, ma soprattutto è una mostra che parla del suo modo di dipingere la pittura, di essere un disegnatore nato, di essere letteralmente posseduto, dannato in un qualche modo bellissimo pittore italiano dalla pittura. Questo è un po' il racconto di Tancredi. Le prime sale, quindi, parlano della sua capacità di essere un grande disegnatore. Gli amici, i primi autoritratti, l'idea del rapporto che Tancredi ha con lo specchio. Poi, piano piano, il suo alfabeto. Natura uguale spazio, scrive Tancredi. Ho capito che l'elemento più piccolo, più utile, più straordinario per rappresentare la natura è un punto. E allora qui, in collezione Guggenheim, abbiamo delle sale in cui i dipinti sono di nuovo puntinismo e, quando scrive, lo spazio è tondo, curvo, l'amore che Tancredi prova nel suo aggiornamento velocissimo sia per Pollock ma soprattutto per Mondrian. Matura un suo linguaggio personalissimo e rappresenta Venezia come se fosse un respiro, come se fosse un soffio, quindi una pittura vera, senza infingimenti. E questo è un po' il racconto della mostra. Sembrano tanti pittori, in realtà è la parabola meravigliosa di Tancredi che dipinge fino alle atmosfere di Venezia. C'è una sala dedicata alle atmosfere di Venezia fino a quando incontra Tove Dickinson, la moglie, una giovane pittrice norvegese, che lo porta in Svezia e in Norvegia. Da lì nasce l'utilizzo del verde. Venezia è un sogno, è dimenticata, e piano piano, con i viaggi a Parigi, l'amore per la contestazione, la lettura di Sartre, l'esistenzialismo, le guerre di Indocina, le guerre di Algeria, il Vietnam, entrano nella sua pittura, e l'ultima parte della mostra è proprio intorno a questa follia dell'uomo. Ci sono i tre dipinti di Hiroshima, come degli stati d'animo boccioniani, con dei fantasmi sospesi, con un campo meraviglioso. C'è la natura che entra nelle case. Tancredi dirà: ho sempre dipinto la natura, penso alle sue primavere, penso alle sue Venezie, penso alle sue serre, ai suoi papaveri, per portare natura nelle case. L'ultima sala è proprio dedicata a questa natura, a questi fiori, a questi diari paesani, che sono memori in fondo dei grandi viaggi, delle passeggiate dell'infanzia nelle colline, nelle montagne. In primavera lui scrive e dice: ricordate la mattina su per le montagne, l'aria tersa. La mostra chiude con una grande lucidità, quella stessa lucidità fatta di fiori, di globi colorati, che lo porterà a finire 37enne la sua vita ed entrare nel mito. E la storia del mito, in questa mostra straordinaria, curiosissima, completamente nuova, sicuramente pensata per le nuove generazioni, ma è anche la storia di un grande pittore italiano. Thank you.